Una Miternina tutto cuori grinta impatta 2-2 contro il Chieti. Probabilmente la giovane formazione scopitana di mister Angelone meritava qualcosa di più del pareggio. I padroni di casa hanno cercato in tutti i modi di riscattare la sconfitta subita in casa della Jesina nel turno precedente, mentre il Chieti è sembrato impacciato e molto lezioso. Per la cronaca, la Miternina trova subito la via della rete al terzo minuto. Petrone ruba palla a Massimo, avanza e dai 25 metri trafigge in diagonale il portiere di Uff. All'ottavo è ancora la Miternina che si rende pericolosa. Domenico Di Alessandro soffia la sfera a Diop, ma il suo destro in diagonale sfiora l'incrocio. All'undicesimo il Chieti pareggia grazie a Di Nardo che serve in profondità per Varone, incertezza difensiva degli Aquilani e diagonale rasoterra che finisce lentamente in rete. Al 25esimo la Miternina potrebbe raddoppiare con il colpo di testa di Turbidone, ma è bravo a respingere il portiere neroverde. Nella ripresa il Chieti torna in campo con un altro piglio e così al secondo minuto è già pericoloso. Cross in area di Del Grosso, Varone calcio al lato. La Miternina però al 14esimo mette in ansia la retroguardia ospite, slalom di Marco Tullio sulla destra, palla rasoterra a centro area, ma De Matteis non trova la sfera. Il Chieti raddoppia al 22esimo, traversone di Di Nardo dopo la respinta di Schina sul tiro di Varone per il colpo di testa vincente di Dos Santos. La Miternina non si dà per vinta e al 36esimo conquista un rigore per il fallo di mano di Sbardella sul cross di Schiphol. Dal dischetto va Turbidone, il portiere respinge sulla testa di De Matteis che segna. Infine, al 38esimo, miracolo di Diouf su conclusione di D'Alessandris. Non è la prima volta che ci capita di non raccogliere quanto costruiamo in campo e la cosa si fa preoccupante perché poi disputare queste prestazioni, creare tante occasioni da gol e non raccogliere i tre punti, c'è forte rammarico e anche un po' di sconforto alla fine. Ecco. Dobbiamo essere più bravi soprattutto a non concedere questi gol che spesso hanno del ridicolo. Sinceramente, quindi dobbiamo essere più bravi a non concedere questi gol e a sfruttare di più le occasioni che ci capitano. Però anche oggi una grossa prestazione, niente da rimproverare ai ragazzi se non quelle piccole disattenzioni dove abbiamo preso appunto i gol di cui parlavo prima. E contro un'ottima squadra e tenere alle corde tutto il secondo tempo il Chieti nella loro metà campo vuol dire che abbiamo fatto veramente bene. La Miternina ha fatto la sua partita, sapevamo che qua era un campo difficile, che correvano tantissimo, che ci aggredivano tantissimo, tant'è vero su una palla recuperata hanno trovato il gol dell'1-0, siamo stati bravi a trovare il pareggio, siamo stati bravi a trovare il gol del 2-1, la partita si era messa come volevamo noi, dovevamo solamente in quel caso gestire palla, far venire la Miternina e ripartire negli spazi. Era semplice quello che dovevamo fare perché siamo in grado di poterlo fare. Stranamente ci siamo fermati, abbiamo smesso di giocare, ci siamo tirati indietro, abbiamo concesso troppo campo alla Miternina che ha cominciato a tirare calcio d'angolo in mischie dentro l'area e questo è un dato di fatto molto negativo. Non solo, prendiamo un rigore che il portiere para, sulla ribattuta arriva un difensore, un centrocampista, non so chi era, un giocatore loro che era praticamente fuori dall'area. E là eravamo tutti a dormire perché sulla ribattuta del portiere dobbiamo arrivare noi prima di loro, invece siamo arrivati secondi, abbiamo preso gol e poi potevamo addirittura prendere il gol del 3-2, quindi noi ci siamo complicati la vita da soli oggi.